Bentornati in questo universale video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati chiaramente nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di pianoforte proverò a spiegarti un brano che penso un po' ho scoperto guardando un film di Aldo Giovanni e Giacomo. Se anche tu hai scoperto Giudizi Universali di Samuele Bersani guardando quel film, che mi dirai nei commenti qua sotto, dimmelo nei commenti qua sotto. Idiozia e scherzi a parte, è un brano veramente meraviglioso. Facciamo entrare le tastiere virtuali e siamo in tonalità di Mi maggiore. Partiamo quindi con l'intro. Attenzione che gli accordi avranno delle sigle abbastanza strane, non ti devi preoccupare perché io tengo sostanzialmente un, per rendere al meglio questo brano, diciamo con un accompagnamento pianistico, tengo quasi un pedale con la mano destra, quindi sempre circa queste note si, mi, si, mentre il basso si muove più o meno un'idea del genere. Chiaramente tenendo queste note fisse le sigle degli accordi cambieranno un filino. Accordi Mi maggiore, Mi settima più di passaggio, andiamo a un Mi settima con il basso di Sol diesis. Molto importante perché questo basso di Sol diesis crea la tensione per andare all'accordo di La, e un accordo di Si settima quarta, quindi sospeso. E ripeto, sostanzialmente uguale, Mi maggiore, Mi settima più, Mi settima, basso Sol diesis, Fa diesis minore, quindi questo accordo, e Si settima quarta. Te lo suono lentamente, molto lentamente, vedrai che sarà un po' più chiaro. Mettiamoci magari anche una bella notazione. Sostanzialmente questo è ciò che succede in linea molto generale per l'arpeggio quasi diciamo di tutto il brano. È una ritmica che è abbastanza complicata perché la mano sinistra tiene un andamento terzinato e la mano destra no. Quindi un incastro ritmico abbastanza complicato. Studialo lentamente, piano piano portalo su di velocità. Una volta che hai capito questo passaggio puoi un pochino arricchire a tuo piacere questo accompagnamento, tipo una roba così. E partiamo con la strofa. Gli accordi sono Mi maggiore, sposto il basso, Mi basso Sol, cioè in realtà non è neanche maggiore perché non c'è il Sol diesis, sposto il basso, La con l'aggiunta della nona, ma anche qua senza terza, è sottointesa, non c'è, Si quarta, Mi basso Sol diesis, La con l'aggiunta della nona, Si quarta, e questa è la prima strofa e poi riprendo con il mio bel giro dell'intro, eccetera, eccetera. Psst! Se questi video tutorial ti piacciono, iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, così puoi essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial che pubblichiamo, di pianoforte, di chitarra, di ukulele. A te non costa assolutamente niente, per noi è un grande gesto, ci aiuta a crescere e a fare contenuti sempre migliori. Grazie per l'iscrizione e continuiamo con il video. Passiamo quindi alla ritmica, ti farò sentire la ritmica del brano sostanzialmente con questo accordo, piano piano, così lo codifichi bene. Questi sono gli accenti. 1, 2, 3, 4, 5. Piano piano deve venire un accompagnamento del genere, cambiando il basso e completandolo. Ma puoi divertirti anche ad alternare magari qualche arpeggino all'interno di questi accenti ritmici. Esempio.
per dire una cosa di questo genere. Ce ne sono milioni di possibilità. Fammi sapere se ti piacciono queste due che ti ho fatto sentire e, perché no, cosa proponi tu. Troppo cerebrale per capire chi si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole. Con la mia parte strumentale che cambia un pochino a partire dal disegno del basso. Non lo faccio più morbido e tranquillo come era stato per l'intro, ma la mano sinistra diventa un po' più ritmata. Sostanzialmente l'arpeggio diventa più veloce e ribatto una seconda volta l'ultima nota, quindi... del genere. Sentiamolo unito e con uno spartito, anche perché c'è una piccola variazione. Non c'è più il fa diesis minore come per l'intro, ma gli accordi rimangono sempre gli stessi. Eccola qua la variazione, quindi sul secondo giro la quarta e chiudo su un La maggiore. Anche qua libertà, coloralo come più ti piace e come più ti viene istintivo. Un consiglio su tutti però: occhio alle dinamiche, deve risaltare molto la melodia, quindi non mettere delle note all'interno della mano destra che la facciano diventare pesante, perché non è bello. Si deve sentire sostanzialmente un bel arpeggio che scandisca bene il tempo e una bella melodia, quindi sostanzialmente e riparto poi con la strofa. Seconda strofa cambia. Gli accordi però, bene o male, sono sempre gli stessi. Mi maggiore, Sol diesis, cioè Mi basso Sol diesis, La con l'aggiunta della nona, Si quarta, Do diesis minore settima, che prendo in questo modo tenendo sempre il Si che diventa la settima del Do diesis minore e il Mi che è la terza minore, Si quarta e La con l'aggiunta della nona. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo. Accordi cambiano, andiamo quindi al pre-ritornello. Come hai sentito, ho aggiunto un passaggio sull'ultimo accordo di La con l'aggiunta della nona, quindi Si, La, Sol diesis e Fa diesis, per andare appunto al primo accordo del pre-ritornello, che è Fa diesis minore, Mi basso Sol diesis, sempre il nostro amico La con l'aggiunta della nona, Si maggiore, Mi basso Sol diesis, La e il Si quarta, sempre con questa discesa melodica. A me piace e ce la metto, tu puoi anche evitarlo. Si, La, Sol diesis e riparto sempre con il mio bel giro. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta fuori. Come bastano anni e anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. E riprendo con lo strumentale. Che brano meraviglioso in assoluto. E dopo questo strumentale, con questo mio accordo sbagliato, ripete la prima e la seconda strofa e andiamo al vero e proprio ritornello. A me piace svuotare qua. Con questo ritornello, visto che ci sono stati 250 milioni di passaggi, mi calmo. Puoi anche tenere una ritmica, però a me piace calmarmi appunto un pochino con le mani. Quindi gli accordi. Mi con l'aggiunta della nona, che è il Fa diesis. Mi basso Sol diesis, La con l'aggiunta della nona e Si quarta di nuovo.
mi con l'aggiunta della nona, mi basso sol diesis, la con l'aggiunta della nona, si, sol diesis, minore settima, e la con l'aggiunta della nona, così, o così, insomma, come l'abbiamo preso fino adesso, va bene, uguale. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria del conservatorio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che penso. Sei solo la copia di mille riassunti. E riparto. E di nuovo, strofa, eccetera, eccetera. Bene, a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare con il tuo bel pianoforte Giudizio Universale di Samuele Bersani e dichiaro concluso questo video tutorial. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto mi raccomando lasciaci un bel pollice all'insù, ti ringrazio per aver visto il video appunto fino alla fine e noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!